Oggi parliamo dell'ultimo continente di cui dobbiamo parlare, è l'Oceania. L'Oceania è un continente caratterizzato dal fatto di essere un unico grande arcipelago formato da una serie di arcipelaghi più piccoli. Abbiamo tre grandi isole che occupano la parte occidentale. Queste sono l'isola della Nuova Guinea, l'isola di Australia e l'arcipelago della Nuova Zelanda. Poi esiste tutta un'altra parte di piccolissimi arcipelaghi che si trovano nell'Oceano Pacifico. La Nuova Guinea è un'isola che in realtà è divisa in due differenti nazioni appartenenti a due continenti differenti. Abbiamo la parte occidentale che è l'Indonesia e appartiene all'Asia. Abbiamo la parte occidentale, che è la Papua Nuova Guinea, e appartiene al continente dell'Oceano. La Nuova Guinea presenta la caratteristica di una catena montuosa centrale, nel quale troviamo alcuni monti importanti. Il monte più alto è il Monte Wilhelm, che si trova nella parte dell'Oceania della Nuova Guinea. E poi l'altro grande monte è il Punca Jaya, che si trova invece in Indonesia. Della Papua Nuova Guinea vi faccio notare, Wilhelm è il nome del monte. Il mare che bagna la Papua Nuova Guinea è il mare di Bismarck, mentre queste isole a nord formano l'arcipelago delle isole di Bismarck. Bismarck è stato un importante uomo di stato prussiano. E quindi ci fa intuire che questa zona era stata colonizzata dalla Prussia, dalla Germania. Sicuramente l'isola più grande dell'Oceania è l'Australia. L'Australia è un immenso grande tavolato, che è la parte centrale. Esiste una catena montuosa che è la Great Dividing Range. Che cosa fa? Fa in modo che il clima oceanico mite si fermi alle montagne e permette quindi lo sviluppo delle più importanti città su questa costa. Abbiamo Brisbane, Sydney, Melbourne, che sono le città più importanti, e Canberra, che è la capitale. Le altre città importanti che si sviluppano oltre questa catena montuosa sono Adelaide, Perth e Darwin. Notate che sono tutte e tre città sulla costa. Al centro abbiamo il lago Eyre, che è il più grande lago australiano di tutta l'oceano. In termini tecnici, l'Australia viene chiamata anche un continente, ma possiamo considerarlo anche un arcipelago, perché a sud dell'Australia abbiamo l'isola di Tasmania, celebre per aver dato i natali al famoso personaggio dei fumetti Tazza. L'altra grande isola è rappresentata dall'arcipelago della Nuova Zelanda. Si tratta di due grandi isole che, con notevole semplicità, sono semplicemente state chiamate Isola del Nord e Isola del Sud. Anche queste sono attraversate dalla catena dell'Isola del Sud delle Alpi neozelandesi, mentre il monte Ruapehu è il monte più alto. Queste due definizioni fa vedere l'incontro di due differenti civiltà. Alpi neozelandesi fanno un riferimento all'Europa, perché le Alpi sono europee, ma il monte più alto è Ruapehu, è un termine in lingua Maori, cioè la popolazione indigena della Nuova Zelanda. Allora, la parte invece dell'Oceano Pacifico abbiamo tantissimi piccolissimi arcipelaghi, dove abbiamo tra gli stati più piccoli del mondo. A nord troviamo la Micronesia, delle piccole isole. Di queste sottolineiamo la presenza delle Marianne del Nord e dell'isola di Guam, che sono statunitensi, cioè territorio statunitense. Palau, gli stati federati della Micronesia, Kiribati, sono delle nazioni indipendenti. Più a sud della Micronesia abbiamo la Melanesia. Nella Melanesia fa parte anche la Nuova Guinea. In questo caso troviamo Nauru, le isole Salomon, le isole Figi, Vanuatu, che sono state indipendenti. La Nuova Caledonia invece è un territorio d'oltremare francese.
Caledonia era il termine latino con cui si indicava la Scozia e quindi è il segno del fatto che queste isole erano prima appartenenti al Regno Unito e successivamente appartenenti alla Francia. La Polinesia è la restante parte. Nella Polinesia fanno parte le isole Hawaii, che sono Stati Uniti d'America, sono lo stato, l'ultimo stato che ha aderito all'Unione ed è la terra natale del presidente Obama. Abbiamo Samoa, Tonga, le isole Cook, tutti stati indipendenti, ma soprattutto abbiamo la Polinesia francese. Importantissima meta turistica, Polinesia francese è dove andò Gauguin con i suoi quadri a cercare nuova ispirazione. Della Polinesia fa anche l'isola di Rapa Nui, che appartiene al Cile, l'isola di Pasqua, dove ci sono i famosi monoliti, queste gigantesche figure antropomorfe piantate nel terreno. Una delle caratteristiche di questi arcipelagi è il fatto che esistono delle tipologie gruppi umani molto caratteristici. Vedete i milanesiani, gli abitanti del Milanese sono di pelle scura ma biondi. È proprio una caratteristica di questa zona. I micronesiani, anche loro hanno la pelle scura, ma hanno tendenzialmente uno disegno del volto di tipo occidentale. Diversi invece sono i polinesiani, che hanno un colore della pelle leggermente più chiaro, ma hanno i tratti asiatici, cioè gli occhi sfuggenti. Sono molto simili tra loro, ma i tre arcipelago vengono divisi anche perché da un punto di vista umano ci si trova di fronte a differenti etnie. La più celebre e più famosa è quella dei Maori, soprattutto delle isole neozelandesi. La loro caratteristica è di questi tatuaggi. Oggi molti dei tatuaggi che vengono fatti sono tatuaggi di origine Maori. In realtà il tatuaggio serviva per un motivo di guerra, per spaventare l'avversario. Il tatuaggio veniva appunto a indicare la natura guerriera di questo popolo. Abbiamo parlato però di colonizzazione. L'Australia divenne un'importante colonia inglese perché inizialmente fu una colonia penale, fu il carcere dove venivano deportati i condannati alle pene molto lunghe. I loro discendenti, abbiamo qua due personaggi famosi, due attori, Russell Crowe e Nicole Kidman, sono due attori che provengono, Russell Crowe dalla Nuova Zelanda, Nicole Kidman è la più importante attrice australiana. Un altro celebre autore australiano è Mel Gibson, ad esempio. Ed è evidente la loro discendenza europea. Questa è la città di Sydney, una città occidentale con i grattacieli. Quella che vedete davanti è uno degli esperimenti architettonici più celebri che sono stati fatti. È la Sydney Opera House. Si tratta del teatro dell'opera di Sydney. È stato costruito sul mare, nella baia, e la struttura ricorda le vele delle barche a vela. Se voi andate a Sydney, nella baia, voi troverete una distesa enorme di vele bianche, cioè un numero di barche da diporto enorme. Troverete l'Ayers Rock. L'Ayers Rock, da un punto di vista geologico, è un unicum nella Terra. Quello che voi vedete che viene chiamata Ayers Rock, non montagna, vuol dire che si tratta di una roccia, nel senso che quello che trovate qua, da un punto di vista geologico, è il più grande sasso del mondo. È un unico blocco. Okay? Non è una sovrapposizione come può avvenire in una montagna. Questo è un unico grande monolite. Il più grande monolito del mondo, una delle principali attrazioni turistiche australiane, ma soprattutto una delle più importanti località sacre per le popolazioni aborigene. Le popolazioni aborigene, questa è una, sono i Bushimani, erano una popolazione che vive ancora in Australia, erano gli indigeni australiani che vennero decimati e deportati, usati come schiavi dagli inglesi.
quando colonizzarono l'Australia. Abbiamo visto quindi che l'Oceania, oltre a essere un insieme di tantissime isole, è un insieme anche di tantissimi popoli di diverse origini. Uno dei punti di contatto è rappresentata soprattutto dallo sport nazionale di questa regione, che è il rugby, sport nazionale in Nuova Zelanda, in Australia, Samoa e in tutte le isole. Quello che voi qui trovate davanti sono cinque giocatori della nazionale dell'All Blacks, in cui si può vedere moltissime provenienze. Abbiamo Richie McCaw, di chiarissima origine scozzese il nome. Conrad Smith, in cui si suppone comunque una derivazione tedesca. Dan Carter, tipica faccia da inglese. Ma Nonu, Maori. Kevin Melanau, invece, è più polinesiano. Quindi si vede appunto nella squadra di rugby una delle caratteristiche sintetizzata, una delle caratteristiche di questa regione, cioè un grande mescolamento di carattere etnico.